Eccoci, la prossima edizione di Fare i conti con l'ambiente, che prenderà il via il 15 maggio, si arricchisce di nuove pagine online. Tra queste, una serie di incontri su high tech e innovazione che vogliono fornire appunto uno spaccato sullo stato attuale della tecnologia e uno sguardo sul mondo del prossimo futuro che ci aspetta. Lo faremo in compagnia di Umberto Torelli, giornalista ed esperto high tech, che da 30 anni scrive di argomenti tecnologici nelle pagine del Corriere della Sera. Lo salutiamo e a lui chiediamo di illustrarci l'iniziativa e quali sono gli obiettivi. Ciao Umberto. Ciao a tutti, diciamo subito, l'intelligenza artificiale ormai investe tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana e soprattutto sta diventando un plus, sta diventando una realtà consolidata per le aziende. Ecco perché in quelli che facciamo nei nostri incontri online, che dureranno circa un 4 minuti, 4-5 massimo, noi andiamo a vedere uno spaccato di questa nuova realtà con cui ovviamente dovremo convivere sempre di più. Allora, dal palinsesto io farò in modo, io ho previsto che ogni chiacchierata sia allo stesso tempo a sé stante, quindi vive di una vita propria, però in qualche modo si collega con quelle che la precedono e la seguono. Non solo, ma le tematiche che sono legate a innovazione e intelligenza artificiale sono un tema fondamentale della nuova edizione 2024 di Fare i conti con l'ambiente. Quindi la scelta di attivare all'interno della manifestazione questo percorso di innovazione che sarà fruibile a tutti e naturalmente gratuito. Nel tempo, diciamo dall'inizio, quindi da metà febbraio in cui partiamo fino alla manifestazione, questa logica di informazione e formazione è quindi di tipo open content, contenuti aperti. Una grande tradizione, peraltro, la modalità open content per quanto riguarda fare i conti con l'ambiente dalla sua primissima edizione. Ecco, Umberto, senza spoilerare troppo i contenuti, puoi darci un'indicazione, degli argomenti che tratterai? E allora, diciamo come avete già capito, che a farla da padrone è l'intelligenza artificiale in tutte le sue sfaccettature, e quindi vi parlerò e parleremo di ChatGPT, dei vari Bard, di Copilot di Microsoft, quindi tutte quelle applicazioni di AI usate per chattare e anche disegnare. Quello che possiamo fare con il loro aiuto, ma anche gli aspetti dark di queste tecnologie. Quindi vi metto in rilievo pro e contro che noi dobbiamo aspettarci. Ovviamente sarà riservato un bello spazio al futuro di telefonini, computer, dispositivi digitali per la domotica. Ecco Umberto, tratterai anche argomenti che toccano temi come appunto l'ambiente, l'energia e il mondo del lavoro? Sì, parliamo assolutamente dei cambiamenti nati nell'ambiente, parliamo di energie rinnovabili, di sostenibilità, degli strumenti per valorizzare le materie prime. Quindi le nostre hashtag conversazioni darà spazio a argomenti di grande interesse come la mobilità umana, smart city, tecnologie dei nuovi materiali che ormai vengono tutti prodotti in modo ecocompatibile. E che dirvi? A questo punto vi invito tutti, seguite le nostre conversazioni con tanto di hashtag avanti, vi aspettiamo numerosi. Grazie. Grazie Umberto Torelli, vi aspettiamo. Conversazioni, fare i conti con l'ambiente 2024. Grazie.